Purtroppo la prima italiana va salutata in questa Champions League, nonostante la vittoria all'andata alla Lazio si ferma, l'Allianz Arena finisce 3-0 per il Bayern di Tuchel, che passa così il turno, nel giorno in cui anche il Paris passa il turno battendo agevolmente una Real Sociedad di Alguacil in grandissima difficoltà nell'ultimo periodo. Detto questo, peccato, peccato perché sicuramente fa gridare l'episodio di Immobile appena prima del gol dell'1-0 del Bayern, ma ci sta, il calcio è fatto di episodi, qualche volta ti possono andare bene e così indirizzi le partite, qualche volta ti va male e le partite prendono altre pieghe. Partita difficile, prevedibile anche, un Bayern che l'ha interpretata per essere famelico, per passare il turno, al di là delle difficoltà in campionato. Comunque questa partita la doveva vincere, non poteva anche uscire dalla Champions, anche perché si parlava tanto di una possibile esclusione immediata di Tuchel, che comunque lascerà a fine anno, ma poteva già essere esonerato oggi potenzialmente. Peccato, peccato la Lazio. Ci ha provato, si ferma qui questo mini sogno, squadra che credo l'anno prossimo la Champions non la vedrà perché a meno che non faccia un filotto incredibile in campionato sarà difficile rivederla in Champions, però quest'anno ci ha creduto, ci ha provato e questo è un merito che devono anche sapersi prendere al di là del 3-0 di quest'oggi. Ecco. Peccato e c'è rammarico nel perdere un'italiana che poteva essere utile ai fini dell'accumulare un punteggio nel ranking per avere 5 italiani in Europa. Sicuramente una Lazio avanti, tra l'altro contro una tedesca, sarebbe stato molto, molto importante, invece complica un po' le cose. Comunque Lazio con Provedel in porta, Pellegrini, Romagnoli, Ghila e Marusic in difesa. Luis Alberto, Vecino e Guendouzi a centrocampo con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Come detto, Bayern che passa in vantaggio al 38esimo con Harry Kane su assist di Guerreiro dopo che la Lazio ha sprecato un'occasione molto importante, nonostante un inizio non semplicissimo, in cui ovviamente il Bayern, come è normale che sia, abbia condotto di più la gara. E poi forse il turning point è arrivato al 47esimo quando il Bayern fa il secondo gol e chiude praticamente i giochi, perché un discorso è chiudere sull'1-0, quindi in parità, e un discorso è chiudere invece il primo tempo sul 2-0. Müller quindi decisivo sull'assist di De Ligt. E poi ancora Kane protagonista al 66esimo, 3-0, partita chiusa, Sané fornisce l'assist. Vi ricordo tiri 22-4, tiri in porta 7-0. E possesso palla 62 a 38. Come detto, era preventivabile un match complicato. Comunque, la Lazio nei 180 minuti ci ha provato. E questo è importante: riuscire anche a confrontarsi contro realtà di ben altra portata e ben altri obiettivi e ambizioni. Però, ecco, sicuramente dispiace perderla in questo modo. Comunque. Ci vediamo alla prossima, speriamo che non capiti ad altre italiane e vedremo. Ci vediamo, ragazzi. Ciao a tutti.